Oggi, martedì 5 febbraio, siamo qui nella casa del signor Ferruccio Ferreri per intervistarlo e io chiedo subito al signor Ferruccio quando è nato. Sono nato il 20 maggio 1920. Dove è nato? A Lisio. Partiamo pure dalla campagna di Russia. Lei arriva in Russia quando? Partito da Novara il 24 giugno. Giugno. E siamo arrivati là agosto, i primi d'agosto. E lì ho trovato dei bersaglieri che erano già stati appesi alla batosta dai tedeschi. Il vostro equipaggiamento com'era? Il vostro equipaggiamento? Come eravate equipaggiati? Che armi avevate? L'abbigliamento? Dunque, abbigliamento eravamo una divisa comune lì. Armati, io sono partito con un armato rotto, che l'ho scritto anche lì. Ecco, perché questo è il suo libro, a 90 anni è tempo di raccontare, il titolo che lei ha dato. Dice tutta la mia storia. Sono andato con un fucile rotto, gliel'ho detto al magazzino. Modello 91. E loro mi hanno detto, il primo che muore ci prendi il pezzo rotto e lo cambi. Il primo che muore prende il fucile. E dico, ma se c'è la guerra che io ho il fucile rotto, il primo sono io. Il viaggio è su un vagone militare, sì, siamo andati là, è durato abbastanza presto là. Però arrivati là ho cominciato a trovare dei bersaglieri e ho cominciato a raccontarvi la prima storia loro. La Kharkov, l'anno del 41, alla fine del 41, hanno combattuto questo paese Kharkov, tedeschi da una parte e italiani dall'altra. I russi sono tornati indietro, hanno portato via tutto, non c'erano, si sono trovati e hanno fatto una battaglia. E gli italiani si sono ammazzati abbastanza. Anzi, gli italiani hanno fatto anche dei prigionieri. E poi ho trovato quello lì, quel bersagliere lì, quei pochi che c'erano, che mi raccontavano questa storia. Per me è cominciata male. Avevo già visto in Polonia lì, a vedere come trattavano la gente. Ecco, con quel percorso aveva visto già. A Varsavia. Sì, degli ebrei che lavoravano nei binari della ferrovia. Delle ragazze, delle cose. E quello là mi ha raccontato proprio della battaglia come è andata. Proprio si sono trovati e hanno combattuto veramente, perché c'era un odio verso i tedeschi già da loro. E io sentendo raccontare questa storia, l'odio è aumentato, perché sono stato 2 o 3 giorni a mangiare sotto i tedeschi, perché là non c'era posto. E mangiare me ne è andato ben poco. Poi è arrivato su tutto l'esercito, allora siamo cominciati ad andare a piedi fino al Don. E abbiamo fatto dei giri molto lunghi, anche difficoltosi, sempre a piedi. E lì sul Don siamo andati proprio tutto il reggimento, noi eravamo dietro, il primo, secondo e terzo battaglione erano su. Ma noi andavamo anche sulla sponda del Don, di là c'erano i russi, li vedevamo, non è che... E come siamo arrivati là, la popolazione ci ha trattato bene. E fatto un quarto d'ora, 20 minuti, ci siamo trovati cerchiati dai russi, perché ci avevano passati dietro e ci avevano già chiusi. E hanno cominciato a sparare di notte, buio, col parabello, che era un fucile tremendo, una mitraglia così, e noi avevamo... Avevate solo fucili, la Breda non l'avevate, la mitragliatrice Breda non l'avevate. No, noi non abbiamo solo mai fucili. Sparato un colpo. Mai sparato un colpo. Ho sparato io a provare una mitraglia che ci è andato. Ma quella mitraglia come nella steppa non andava, poi ho saputo che neanche nel deserto della Libia andava da buttare via, l'abbiamo buttata. Poi c'è andata una mitraglietta, fucile, mitraglietta, però c'aveva solo 2 caricatori, due raffiche, una per squadra, e io ho provato a farla, ho fatto una raffica, bisogna cambiare la tromba perché diventava rossa e chi la toglieva? Perché era massiccia, bruciava. Questa era la nostra arma. E poi insomma, abbiamo buttato... E quindi vi siete trovati accerchiati? Accerchiati senza armi, senza niente. Non abbiamo sparato niente. Alle 2 c'era già chiaro, al mattino. Notte. Io mi alzo, era piovuto, era bagnato completamente.
li vedo, la vedo nessuno, poi vedo che spunto in mezzo al grano, perché di là era tutto grano. E si alzavano che allegri, gridevano, venivano, perché noi praticamente ci eravamo considerati prigionieri, già ci arrendavamo. E quindi questo è il momento della cattura. Questo è il momento. Quindi il 17 agosto, 18. No, il 17 quando abbiamo cominciato, lì il 21. Sempre di agosto. È il 21 agosto. Agosto. E lì ci hanno preso, cioè c'erano tutti, arrivano e io ero il primo già in piedi, ho preso un asciugamano bianco, l'ho attaccato sul fucile rotto. La bandiera bianca. E ho fatto bandiera bianca. Sono andati, l'ufficiale dietro mi dice, dobbiamo combattere. Con cosa? Devi combattere con i fucili che avevamo noi e le mitraglie che lì tremende. Io mi sono alzato, tutti i miei sono venuti, siamo andati là, sorridenti tutti loro, e noi non sapevamo cosa ci facevano, ci ammazzano, non ci ammazzano, chi li conosceva. Arrivati in uno spiazzo, là c'era un ufficiale, ci faceva un discorso, e c'era uno dei nostri, che no, c'era uno che, italiano, che era già prigioniero, e lui ci ha detto, siete italiani vittime del fascismo. Siamo arrivati a metà del Don, arrivano tre apparecchi tedeschi sul lungo il fiume e ci piacciono la mitraglia. Tre mitraglie, noi lì che non potevamo neanche schivarci, questi ci hanno mitragliato. Poi sono andati un pezzo avanti, tornati indietro, hanno buttato una bomba ciascuno, hanno sbagliato bersaglio, meno male, che sono caduti nell'acqua. Facevano la terza volta per finirci, ci siamo buttati tutti in acqua e l'acqua ci arrivava alle spalle e andava piano, abbiamo attraversato a piedi così, hanno sparato ma hanno potuto ammazzare più poco. E siamo andati di là con i cambi, perché siamo riusciti a passare. Erano i tedeschi, non erano i russi, sì. Perché se eravamo arresi ci ammazzava. È stato terribile. E allora poi siamo saliti dall'altra sponda, siamo seduti là per terra e ci preparavano già il pranzo da mangiare. Quindi vi trattavano in modo... E io poi sono fatto un po' ridicolo. Mi sono trovato che avevo ancora una bomba in tasca, quelle bombe a mano. Stupide che facevano solo rumori quando si fa l'attacco, ma ce l'avevo in tasca, era piccola. Mi nascosto, l'ho tirata fuori, ho fatto un buco nella terra, l'ho messa e mi è capitato che facendo il buco ho trovato una patata, ho tolto la patata e ci ho messo la bomba a mano, ma non sono riuscito a mangiare la patata. Beh, come siamo arrivati al campo, prima cosa ci hanno tenuti fuori per una quindicina di giorni per pulirci, tipo perché quarantena. Eravamo carichi di pidocchi, sì. Di tutto. Per la disinfestazione. A disinfettarci tutti. Quindi la disinfestazione. Tagliati tutto il pelo da tutti e poi siamo entrati. E ci è andato, diciamo, le case. Se erano i gulas quando c'era le giare ancora, no? Quando c'erano due uno col filo spinato e l'altro con le torrette di guardia. Il legno, sì. I primi giorni siamo andati sul fiume, sul fiume lì. Vicino doveva passare un treno, ci hanno fatto per andare a pulire un pezzo che mettevano la ferrovia, ma ci trattavano bene, non è che... E c'era la dottoressa Mongola, perché c'era l'ospedale anche. Dopo 5-6 giorni cominciano ad arrivare malattie, una gran peste, di dissenteria. Dissenteria e tifo petecchiale anche. Era già cominciata nella steppa. Ecco, qualcuno cominciava, anche sul treno qualcuno moriva così, perché ogni volta qualcuno lo metteva via. E lì abbiamo cominciato e poi dopo 10-15 giorni è arrivata la peste tremenda. Io ho portato diversi miei amici là, io stavo bene. Un bel momento anche io sono crollato. C'era una dottoressa mongola, bravissima, ma non c'era una medicina, non c'era niente. Quindi non c'era medicina, senza medicina. Ma io ero chiuso nell'ospedale. Sono uscito dopo Natale, sì. Sono uscito a febbraio. Mi ricordo che
caldo, fuori faceva freddo, freddo 27 gradi perché c'era un termometro. E in casa dentro eravamo caldo molto. Sono rimasto senza fiato, ma poi è cominciato ad andare. Di neve ce n'è più a Garesse che là. Ah. Solo là c'era un gelo tremendo, c'è un pozzo dell'acqua. Lì a novembre, dicembre, ma ancora lì si vede la terra. A febbraio c'è il ghiaccio, che vanno a prendere acqua, basta che cade un po' d'acqua e ghiaccio su. Le baracche erano seminterrate, seminterrate, poi c'erano tante stufe dentro. Avevate le stufe, a legna? E oltre i 20 gradi arrivavano i russi a portarci la legna. Ah. Non ci lasciavano uscire. Noi eravamo malati, almeno io ero malato. Allora tutte robe recuperate dagli eserciti vari. Io ho avuto della roba ungherese, della roba... Ho avuto perfino un berretto della rivoluzione russa. Siamo stati 4 mesi anche lì, poi dopo siamo andati via. Siamo andati prima a Mosca, abbiamo girato Mosca a vedere, ci ha portato a vedere in Piazza Rossa, la tutta. E poi siamo andati lì sulla linea Mosca-Leningrado, lì c'erano dei boschi dove tagliavano della legna per Mosca. E lì sono stati un mese lì. Io ero parrucchiere, assieme a me c'era un orologio. E l'altro era, faceva i muri, là li pitturava. In bianchino. Insomma, tutti e tre, che a tagliare legna era difficile. Invece andavamo bene, anche lì. Siamo stati un mese lì e poi siamo andati nell'ultimo campo a far niente. Far niente, facevamo qualcosa proprio per aiutare la campagna. E alla sera quando vi ritrovavate di che cosa parlavate? Parlavate comunque del ritorno, del rientro in Italia o invece... Sì, c'era la televisione, la radio ci diceva. Difatti ho sentito quando hanno parlato della battaglia lì a Garesio, da lassù. Quindi vi tenevate E poi c'era il giornale, perché il giornale portava tante notizie. Certo. Settimanale. Ogni tanto ripensa a quel ragazzo di 20 anni, cioè lei adesso ha 100 anni, però dentro di lei c'è però, sempre questo ragazzo di 20 anni, vero? Io lo so, però ho avuto fortuna perché se io sono andato là con quanti amici, sono morti tutti.